Chiedono il cappuccino dopo pranzo, al posto del caffè. Al mattino mangiano formaggi locali e uova. Quando gli si spiega che nel lago di Varese si può fare il bagno, ma solo dal 2 luglio scorso, fanno una faccia perplessa. Viaggiano in auto elettrica, spesso con il cane a seguito. Questo è il piccolo identikit del turista straniero, proveniente principalmente da Francia, Germania, Olanda e Belgio, che ha scelto di trascorrere qualche giorno sul nostro territorio. Il report del 6 agosto dell'Osservatorio Economico di Federalberghi evidenzia un ottimo risultato per il mese di luglio, con un'occupazione delle camere del 77,8% contro il 60,4% del 2021. La tariffa media giornaliera degli hotel è passata dai 77,21 euro dello scorso anno agli attuali 93,50.